Sì, noi abbiamo giocato sulla velocità perché sapevamo che sulla velocità abbiamo più cambi, siamo più forti e loro dopo sono colati e comunque era un bel spettacolo, il Fasano giocava veloce, noi gol a non finire, secondo me è stato proprio una pubblicità per la Palamano. Punteggio alto, grandi attacchi, tanti gol, insomma, sono anche uno spot per la Palamano, anche se le partite poi si vincono anche in difesa. Sì, sì, forse ci stava anche una parata di più del portiere, ma diciamo se giochi sulla velocità, dopo la difesa non ce la fa neanche a ritornare, dopo è tutto più facile. Comunque adesso ogni partita ha la sua storia, adesso andremo giù e vediamo cosa viene fuori. Ecco, il tempo di preparare le valigie, ci si sposta in Puglia insomma per continuare questa serie. Sì, perché non posso, domani non è che posso fare grande allenamento, dobbiamo un po' riposare e dopo vediamo. Comunque a me fa piacere che la Puglia mi piace e come giocatore ho fatto il più grande successo con la nazionale in Puglia durante i giochi mediterranei con Bassano, per questo io amo la Puglia. Ma sì, ma al di là del fattore campo penso che sia stata soprattutto il primo tempo una bella partita, veloce, la Palamano moderna. Nel secondo tempo abbiamo pagato un po' la stanchezza dell'aver spinto tutta la partita, però ci sta, sapevamo che qui a Brix non era assolutamente facile, loro sono in un ottimo stato di forma, però ora torniamo a casa nostra con i nostri tifosi e venderemo cara la pelle. Punteggio molto alto, segno insomma che le squadre sono affrontate a viso aperto questa sera. Sì, correvamo sempre sia noi che loro, perché è il nostro modo di giocare, soltanto che loro hanno qualche giocatore in più e hanno retto meglio questo modo di giocare, però va bene così perché voglio dire, la partita è il primo tempo, poi ci sta il secondo e eventualmente il terzo a casa nostra. Tutto da in discussione, insomma, tutto da giocarsi. Ma sì, è tutto ancora tutto aperto perché voglio dire, abbiamo dimostrato che possiamo giocare benissimo contro di loro. Siamo consapevoli che non sarà facile perché loro anche fuori casa riescono ad esprimere un'ottima palla a mano, però ci faremo trovare pronti. Guarda, io prima voglio dire complimenti a Palazzetto che era pieno, poi il primo tempo mancava un po' di difesa, il secondo tempo in 20 minuti l'abbiamo proprio spaccato, abbiamo fatto 5-7 contropiedi, difesa buona e lì siamo andati via. Senti, in campionato una vittoria per parte. E questa con le due squadre divise soltanto da 3 punti alla fine, insomma sono le due squadre che lotteranno fino alla fine per lo scudetto, insomma, in questo campionato di Serie A Gold. Secondo te come e quando si deciderà questa serie? Di finale? Ma secondo me noi lo proviamo giù tutto per finire sabato subito, per chiudere. Mi dispiace ma devo andare a casa a lavorare dopo subito. Ma a parte scherzi, noi ci prepariamo bene questi 3 giorni, adesso abbiamo un lungo viaggio e poi ci facciamo tutto per portare il trofeo che di questa gente lo merita veramente. Il discorso è apertissimo, il risultato è stato abbastanza largo, un secondo tempo dove veramente ci hanno asfaltati. Cosa è successo in questo secondo tempo? Non lo so, io non mi piace parlare se non rivedo la partita, anche nello spogliatoio ho detto ai ragazzi perché a caldo stavano accennando qualcosa, io ho detto ragazzi state zitti, torniamo a casa, domani guardiamo tutte le partite insieme, lavoriamo e dobbiamo capire che cosa è successo. Ma anche il primo tempo comunque secondo me la difesa non è andata come potrebbe, perché comunque subire più di 20 gol in un tempo, ho capito che una palla a mano veloce, che i ritmi erano altissimi, però la difesa non ha funzionato come abbiamo preparato la partita. Diciamo molto meglio gli attacchi rispetto alle difese questa sera. Sì, a differenza delle altre partite è molto meglio l'attacco, più o meno in ogni attacco abbiamo trovato la soluzione, più di una volta abbiamo sbagliato il tiro a tu per tu, però la soluzione pulita al tiro c'era e niente, la difesa non mi è piaciuta per niente sinceramente. Guarderemo la partita e vedremo dove abbiamo sbagliato e cercheremo di non commettere gli stessi errori. Secondo me ancora è tutto da vedere. Noi sapevamo come farlo, sapevamo come batterlo.
il Brixen. Mi dispiace solo, non mi piace neanche la formula, nel senso che se una squadra arriva prima in campionato, la prima la deve giocare, la prima di una serie di tre gare la deve giocare in casa, la seconda deve andare fuori casa e l'eventuale terza la deve rigiocare in casa, altrimenti così abbiamo annullato tutto il vantaggio del campionato, perché siamo arrivati primi, adesso a loro basta anche un pareggio per vincere lo scudetto, come è successo a noi un paio d'anni fa contro Conversano, e non è bello per una squadra che è arrivata su in classifica.